Allora, abbiamo varato il nuovo piano ospedaliero della Puglia con 1.255 posti letto in più, raddoppiando le terapie intensive. Siamo riusciti a convincere il Ministero a darci questa possibilità, abbiamo utilizzato ovviamente le leggi post-Covid o le leggi contro il Covid, ma questo è un piano ordinario che metterà insieme la salute di tutti i giorni con la resistenza alla seconda ondata di Covid che arriverà ad ottobre. La sanità pugliese in questi 4 anni è quella che è salita di più in tutti i sistemi di verifica. Bersagli del Sant'Anna, vecchia classifica LEA, nuova classifica LEA, tutti i sistemi di controllo sulla qualità della sanità pugliese dicono che negli ultimi 4 anni la Puglia è salita nella qualità più che in qualunque altro periodo della sua storia, il che non vuol dire che siamo diventati perfetti, ci mancherebbe, perché partivamo da molto indietro, eravamo gli ultimi o i penultimi, è stata una fatica terribile, ma la differenza tra rimanere in Serie A e retrocedere in Serie B è notevole. Noi siamo nella Serie A adesso della sanità italiana e questa cosa non era praticamente mai accaduta nella storia pugliese. Qualche pugliese ha pensato che il virus si fosse suicidato. Non si è suicidato, si è nascosto, sta girando per il mondo ed è pronto a tornare con tutta la sua forza. Quindi mascherine, distanziamento, al mare, in discoteca, al bar, in famiglia, nelle feste familiari, non abbassate la guardia, non abbassate la guardia, perché il Covid fa male, picchia duro, continua a far morire le persone. Certo, la curva, come avete visto, è una curva bassa, cioè non ha un vertice violentissimo che mette in crisi gli ospedali. Gli ospedali adesso sono perfettamente in grado di gestire l'ondata, ma in ogni caso, a livello individuale, questo virus fa male, quindi bisogna essere prudenti e rispettare le regole. Se uno è prudente e rispetta le regole, non ci sono problemi particolari, anche perché non potremo mai più chiudere l'economia della nostra regione. La nostra regione ha bisogno di lavorare normalmente e dobbiamo, senza spaventare nessuno perché non c'è un pericolo particolare, dobbiamo rispettare le regole. Chiederò ai prefetti, ai questori, ai sindaci di far rispettare le regole, perché così stiamo più tranquilli tutti quanti. I medici in questo momento hanno tutti i dispositivi che servono, non c'è più nessuna penuria. Nei prossimi giorni vi faremo vedere proprio questo aspetto specifico dei dispositivi di protezione individuale. Stiamo chiudendo accordi con i medici di famiglia per rifornirli, stiamo rifornendo, naturalmente chi non riesce a trovarli ancora sul mercato, però oggi onestamente tutti trovano tutto quello che serve, c'è solo una penuria di guanti in nitrile ancora molto forte, però diciamo che il rifornimento dei DP è assicurato per tutti i medici. Pagheremo i premi Covid non solo a tutta la sanità pubblica, ma anche alla sanità ecclesiastica e privata che ha partecipato con noi al contrasto al Covid. Ho sentito qualcuno che va dicendo che noi non pagheremo agli ecclesiastici, non è così, è un sistema diverso. Questo pagamento avviene direttamente da parte del Ministero della Salute, da parte del Governo, e se questo pagamento dovesse ritardare, l'ho già detto, noi siamo pronti ad anticipare queste somme in modo tale che questi dipendenti che ci hanno dato una mano abbiano il premio Covid nello stesso periodo in cui lo avranno i pubblici, perché la sanità contro il Covid è stata una sola, non c'è stata divisa tra privata e pubblica.